Benvenuti all'incontro di oggi, riprende quanto già svolto un paio di settimane fa insieme al dottor Cardiello, con Francesco. Ciao Enrica, con Francesco avevamo guardato e approcciato quello che era il discorso del fondo funzioni fondamentali. Ieri c'è stata conferenza Stato Città e c'è stato praticamente questo emendamento del modello di certificazione finale. Quindi abbiamo un allegato in più su cui. Con Francesco sostanzialmente faremo una breve introduzione rispetto a quello che è il modello innovativo e poi andiamo ad affrontare e a vedere con voi alcuni quesiti che sono emersi. Il discorso di oggi è un po' quello, confrontarsi quindi dal punto di vista operativo. Mi permetto di ricordare all'inizio che l'evento di oggi è registrato ed è poi reso disponibile sulle piattaforme social utilizzate dallo studio, quindi il canale YouTube piuttosto che il canale Facebook. Qualora non vogliate apparire, potete oscurare la webcam. Se volete prendere la parola o fare dei quesiti, potete o scrivere in chat o intervenire con alzata di mano visiva. A breve, all'interno della chat, verrà diffusa quello che è l'informativa della privacy. E direi, Francesco, che possiamo cominciare. Intanto, saluto e Oh. ben arrivato anche Grazie. a te. Allora, sostanzialmente, vado in condivisione schermo. Sì. Qui abbiamo il nuovo modello di certificazione del fondo funzioni fondamentali. Cosa cambia? Cambia sostanzialmente che sono state inserite delle colonne nuove, è cambiato qualcosa in alcune descrizioni e sono state inserite per l'appunto, ad esempio, accertamenti di natura straordinaria e rettifica, quindi due colonne sulle entrate e sulle spese. Quello che vediamo è in realtà, quindi è in realtà il modello innovativo definitivo che sarà reso disponibile sulla piattaforma, dove sostanzialmente per l'appunto andiamo a inquadrare come nelle entrate sono state inserite queste due nuove colonne per gli accertamenti di natura straordinaria, che quindi intervengono sulla rettifica degli accertamenti del 20 e del 19, e nelle spese è stata eliminata la possibilità di inserire gli incrementi fondo crediti dubbia esigibilità. Quindi visivamente abbiamo queste colonne aggiuntive. Come sempre abbiamo, come era già nel modello che abbiamo precedentemente visto, la diversificazione delle colonne, quindi fonte, codice, descrizione, entrata e così via, e abbiamo l'origine delle fonti. Sull'origine delle fonti, Francesco, aggancerei immediatamente quello che è un discorso di suggerimento di attesa nella compilazione del modello. Sì, assolutamente sì. C'è un po' di fretta in giro per approvare rendiconti, poi c'è questa FAQ della ragioneria che insomma ha creato un poco di sconquasso, dando la possibilità di andare poi successivamente a rettificare gli allegati alla 2 in questo caso, il prospetto dell'avanzo. Quindi io suggerisco di iniziare a lavorare in maniera, diciamo, incisiva sul rendiconto solo quando sarà possibile andare a visualizzare il modello di certificazione, perché conviene fare un lavoro coordinato e uscire con dei dati, assolutamente coerenti da quella che è la certificazione a quello che è il prospetto del risultato amministrazione. Quindi, rispetto a questo, eviterei in questo caso delle fughe in avanti diciamo, sulle movimentazioni al rendiconto, anche perché è il caso di andare a analizzare innanzitutto come è stata contabilizzata questa voce di entrata relativa al fondo funzioni fondamentali, perché diciamo che chi diciamo, in sede di previsione, di stanziamento, ha avuto un atteggiamento come dire, un po' più prudenziale, avendo iscritto una posta identica sulle entrate e sulla spesa, adesso in fase di certificazione avrà la possibilità di lavorare in maniera, tra virgolette, più semplice al dato, perché a quel punto quello che verrà fuori dalla certificazione sarà un dato che automaticamente sarà ribaltato nel risultato di amministrazione come quota vincolata e si avrà la possibilità facilmente di riscriverla nel 2021. Chi invece abbiamo casi in cui il fondo è stato già destinato a spese particolari, ovvero è stato utilizzato per compensare eventuali riduzioni di accertamento di entrata rispetto al 2019. È chiaro che adesso
andare a recuperare un poco i dati è leggermente più complicato. Per quanto riguarda le modifiche del modello rispetto a quello che abbiamo visto col decreto di novembre, in realtà abbiamo un'unica modifica sulla parte entrata che è rappresentata da queste due nuove colonne che consentono di sterilizzare gli accertamenti di natura straordinaria nel 2019 e nel 2020, quindi ovviamente abbiamo adesso, poiché i dati degli accertamenti 2020 e degli accertamenti 2019 saranno dei dati precaricati sui quali ovviamente non possiamo intervenire perché sono dati che derivano o, vediamo qui le fonti diciamo di alimentazione, dagli F24 o più in generale dal prospetto DCA della BIDAP, è chiaro che queste due colonne di rettifica ci consentiranno di andare a diciamo a conseguire quello che è l'obiettivo poi della certificazione, cioè quello di sterilizzare nel bilancio quelli che sono gli effetti derivanti dalla crisi determinata dal Covid-19. Quindi è chiaro che la possibilità di andare ad eliminare queste poste di natura straordinaria, queste entrate, perché le due colonne sono solo sul prospetto di entrata, ci consentirà di eliminare proprio quelle che sono state entrate straordinarie nel 2019, che ovviamente non abbiamo nel 2020 e viceversa, ma più in generale, ne parlavo proprio con Marco l'altro giorno, queste colonne consentiranno anche di andare a rettificare eventuali errori di contabilizzazione di alcune voci di entrate che si trovano dove non devono stare, ovviamente non possiamo andare a modificarle. Attraverso l'utilizzo di queste due colonne possiamo fare queste rettifiche. Le altre modifiche rispetto al modello precedente sono esclusivamente nel lato spesa, perché abbiamo l'inserimento della voce per i beni immateriali, quindi che prima non era prevista. Questo per esempio per far partire lo smart working, alcuni enti hanno investito nell'acquisto di nuovo software, nuove attrezzature, quindi il modello consente adesso di andare a certificare queste spese. È stato inserito ovviamente per le stesse motivazioni il fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale, cosa che in realtà il fondo pluriennale vincolato era prima previsto solo per la parte corrente, adesso è anche per la parte capitale. È stata prevista un'altra voce relativa ai rimborsi di imposte e tasse per andare a compensare quelle operazioni di rimborso, per esempio in favore di soggetti che avevano già pagato prima di eventuali sterilizzazioni da parte dello Stato, è stata inserita la voce trasferimenti alle istituzioni scolastiche e diciamo un'altra modifica significativa è legata all'integrazione del modello finale di certificazione Covid-19A, che consente di andare a sterilizzare dalle voci del fondone, come vediamo qui nel modello, le voci legate esclusivamente a quelli che sono i ristori specifici. Perché è importante chiarire questo passaggio: tutte le spese connesse a risorse assegnate attraverso questi ristori specifici, per esempio solidarietà alimentare, quello più importante ma anche straordinario del personale polizia locale, vanno certificate in spesa, altrimenti ci troviamo nella situazione che queste risorse finiranno poi dopo in avanzo vincolato quando in realtà le abbiamo già spese. Okay. Sì, un passaggio sul discorso della FAQ 47, come hai detto tu, ripresa che ha generato un po' di confusione, la FAQ Harkonnen, perché tratta in modo piuttosto leggero, se mi viene concesso il termine, la possibilità di approvare il rendiconto, e viene detto poi dopo è possibile comunque fare il passaggio in modalità successiva. Ente locale che approva il rendiconto senza aver compilato in maniera definitiva. Si veda, c'è quella vista dal futuro. Il microfono cortesemente. Questo del futuro ma conosciuto perché l'ha scritto lui. Allora. Come se non l'ha scritto lui. Ok.
Dicevo, un ente locale che approva il rendiconto senza aver compilato in via definitiva la certificazione di cui al comma 2, questo perché viene propriamente detto, cioè i tempi già sono tali per cui la certificazione è maggio, il rendiconto è ad aprile, quindi il presupposto già di per sé è di una discrepanza temporale. Senza come modificato dall'articolo, si può trovare la necessità di rettificare gli allegati del rendiconto. Perché? Perché alla domanda, ma perché fate fare il rendiconto prima della certificazione? La risposta è, io faccio fare il rendiconto prima della certificazione perché i dati da BIDAP e documentazione contabile e analitica tu li recuperi solo nel momento in cui effettivamente mi fai la spedizione del rendiconto 2020. Questa è la giustificazione in capo. Vero, però è un cane che si morde la coda, perché io con la certificazione del rendiconto alla fine determino la quota di, passatemi il termine improprio, di trasferimento fondone che ho ricevuto ma non ho utilizzato. Perché sostanzialmente noi stiamo facendo, giusto per inquadrare il lavorone, Francesco, poi dimmi se... Noi abbiamo ottenuto chi 3, chi 4 trasferimenti che costituiscono il fondo funzioni fondamentali. Questo fondo funzioni fondamentali dovrà essere confrontato con ciò che noi andiamo a riportare all'interno del modello Covid-19, che noi chiamiamo modello certificazione fondone, cioè poi dal punto di vista operativo. Sì, certo. Motivo per cui incassato 10, io andrò a dimostrare di aver avuto minori entrate nella sezione per ipotesi 4 e maggiori spese per ipotesi 3. Quindi mi resterebbero 3 di risorse che mi confluiscono in avanzo vincolato. Il discorso non facile è quello per cui tu vai a prendere in considerazione anche cosa? Questa componente di rappresentazione grafica, che sono i ristori specifici entrate e i ristori specifici di spesa. E sono quegli elementi che, come ha anticipato giustamente Francesco, tu ti ritrovi poi nella certificazione. E sono quelli che tu trovi in finanza locale con l'indicazione o che tu trovi già all'interno del portale pareggio di bilancio. Perché è importante cercarli? È importante cercarli perché, per ipotesi, tu hai ricevuto 1.000 euro per la solidarietà alimentare. Se quei 1.000 euro di solidarietà alimentare io non li vado ad appostare nella componente di entrata o di spesa, quindi non li vado a neutralizzare, non vado a dimostrare che li ho utilizzati, succede che mi confluiscano per l'appunto magari in avanzo vincolato. Ma il problema dove nasce? Nasce nel momento in cui io magari li ho utilizzati, ma non li certifico. Motivo per cui, Francesco, quello che stiamo facendo adesso è, avendo quasi tutti i dati trasmessi, tracciaci l'utilizzo particolare delle movimentazioni, perché così riesci ad avere un tuo dato conclusivo di... Chiamiamo anche perché i dati relativi ai ristori specifici sono già visualizzabili, ognuno li può visualizzare, quindi diciamo bisogna anticipare questo lavoro andando a rendicontare uno per uno queste voci. Allora, una volta rendicontate queste voci, abbiamo già un primo riferimento su come ci troviamo rispetto a questi ristori specifici che abbiamo ricevuto e come dobbiamo rendicontarli. Tu lo vedi qua, il percorso è questo, esatto. Questa è la comunicazione che abbiamo girato: accedere al portale, cliccare in alto a sinistra su gestione modello, interrogazione cancellazione modello, riempire i campi con tutto lo specifico, ti escono i ristori specifici che sono poi i numerini che tu ti ritroverai in quello che è la tua certificazione con il dato aggregato di entrata e di spesa dal punto di vista finale. Quindi il passaggio molto, molto importante è questo. E poi anche il fatto che i dati che vengono comunicati alla fine, quelli dell'IMU, dell'addizionale IRPEF, vengono poi importati in modo automatico, quindi bisogna essere in possesso di quelli che sono i dati definitivi per non intervenire poi in modifica. Ultima cosa, poi vediamo un po' di domande, è che io posso procedere con quella che è una simulazione del mio valore e ci sono due particolarità però da prendere in considerazione. La normativa, se così vogliamo chiamarla, prevede che tu possa intervenire manualmente, ma prevede altresì che nel momento in cui saranno resi disponibili i dati BIDAP, gli stessi sovrascriveranno ciò che è stato inserito manualmente, quindi andando a
ridefinire quello che è la nostra variabile numerica finale. E l'altro elemento è che questa famosa FAQ 47 ti dice: l'elenco analitico delle risorse vincolate, è possibile rettificare tali documenti contabili? Arconet ti dice, con riferimento al quesito posto, si rappresenta che tutti gli allegati possono essere rettificati. Con le modalità... Significa andare a riapprovare il rendiconto, hanno detto, lo fate da capo, cioè avete scherzato. Quindi con le modalità previste per l'approvazione del rendiconto, anche il rendiconto aggiornato deve essere trasmesso al BIDAP. La chiave di volta, secondo me, in questa definizione è proprio quella per cui tu puoi intervenire in rettifica, ma l'intervenire in rettifica brutalmente vuol dire intervenire sul prospetto risultato di amministrazione, sull'allegato A2, sulla contabilità economico-patrimoniale, sulla relazione di accompagnamento al rendiconto, riottenere il parere e ripassare in consiglio. Per questo che noi tendiamo a dire, qualora proprio non ci sia il lupo che vi corre... E tutto questo se non determina poi che qualcuno finisce in disavanzo poi, una volta che è preimpostato tutti i vincoli, quindi con tutto uno scenario che cambia drasticamente poi da anche perché, un momento all'altro. Anche perché, Francesco, il discorso cos'è? Che in alcune simulazioni che ci sono capitate, fatte da alcuni enti, non venivano presi in considerazione i ristori specifici. Certo. E quindi si basava il calcolo esclusivamente su quelle che io andavo a computare io come spese collegabili al fondone. Certo. Quindi un po' di attenzione a... No, bisogna fare molta attenzione a rendicondare, o meglio, a simulare la rendicondazione dei ristori specifici, perché altrimenti salta tutto il meccanismo e c'è il rischio serio che qualcuno in realtà dovrà accantonare risorse che di fatto già ha utilizzato, quindi duplicare la spesa. Sì. Allora, c'è un intanto c'è il primo quesito in chat e io poi tanto ne prendo anche due che mi ha girato Sara via mail. Allora, questo qua è l'esempio di un rendiconto chiuso prima della certificazione. Buongiorno, se ad oggi ho fatto un conteggio in certificazione che mi dà un certo valore, è opportuno vincolarlo al centesimo in A2 oppure tenersi leggermente più bassi proprio perché non è ancora uscito il nuovo modello e non ci sono dati precisi? Io rispondo seccamente, poi la puoi approfondire tu. Io direi che il discorso di tenersi più bassi, ok, è collegato al fatto che tu lo applichi o meno. Certo. Ok, poi se vuoi... No, anche perché, allora, poi diciamo, come dire, abbastanza poco, tra virgolette, scientifico dirlo, però in realtà il problema sul 2020 è abbastanza relativo, perché anche se certifichiamo di meno... noi avremo quelle risorse che possiamo comunque utilizzare sul 2021, quindi in qualche modo non abbiamo grossi problemi. È chiaro che il 2021, quando chiuderemo la partita con il Ministero, è chiaro che se abbiamo delle risorse che dobbiamo restituire, dopo diventa poco bello, giusto per usare un eufemismo. Quindi attenzione sul 2020, ma estrema attenzione sul 2021 poi. Sì, anche perché il 21 probabilmente ci sarà l'onda lunga del fattore esatto. Di decrescita, no. Infelice, diciamo. No, ma anche perché, come dicevamo l'altra volta, i dati relativi, per esempio, a IMU e addizionale, in realtà sono, i dati 2020 sono abbastanza in linea con i dati 2019, anzi ci sono molti casi in cui il gettito 2020 è addirittura superiore al 2019. È chiaro che l'impatto soprattutto sull'addizionale IRPEF l'avremo nel 2021. Quindi è chiaro che questo diciamo avanzo vincolato che sarà applicato al bilancio 2021, se nel 2020 sarà utilizzato più che altro per compensare delle spese straordinarie per l'emergenza Covid, nel 2021 dovrà tendenzialmente essere utilizzato per contrastare la riduzione di gettito che sarà significativa, ripeto, soprattutto sull'addizionale. Sì. Poi c'è questa domanda che piace sempre molto all'addizionale. L'addizionale IRPEF prende sempre molto. Premesso che il nostro ente ha istituito per la prima volta l'addizionale comunale nel 2019, quindi qua c'è una Costituzione 19, non 20, che ci sarebbero le politiche autonome con il COVID-19 dichiarativi, questa qui, certificazione COVID, delibere. Ok.
mantenendola invariata nel 20, quindi varianza di. Il meccanismo del pagamento dell'addizionale prevede che nell'anno di istituzione i contribuenti non versino nulla e che il versamento avvenga nell'anno successivo a saldo e che sempre nell'anno 2020 venga versato al comune il 30% dell'imposta relativa, quindi l'acconto. Secondo quanto stabilito, sostanzialmente fatto 100 il mio valore, lei dice se io lo vado a istituire nel 19 ed incasso il 19 nel 20 più il 30, io avrò 0 nel 19 e avrò 130 nel 20. Come posso andare per neutralizzare, come posso andare a operare per neutralizzare questo tipo di differenza? Allora, in realtà il dato, diciamo, relativo all'addizionale che il modello di certificazione prende non è legato ai dati relativi all'accertamento. Quindi, al di là di quello che è il principio contabile su come si accerta l'addizionale, il dato che il modello prende, se noi vediamo la fonte, è quella dell'F24. Sì. Quindi quello sarà il dato di riferimento. È chiaro che quel dato di riferimento inciderà, secondo me, questo adesso è anche abbastanza, è una delle ipotesi particolari, ma questo inciderà così come viene fuori, cioè voglio dire, non è che l'ente avrà la possibilità di fare nulla rispetto a questa questione, a mio avviso, non lo so, perché non è possibile andare a implementare le colonne delle politiche autonome, visto che non c'è nessuna variazione dal 20 sul 19, ma la variazione è dal 19 in poi. Sì. Quindi in realtà qui dalla certificazione uscirà quella differenza, 100 sul 2020, 0 sul 2019. Okay. Non vedo alternativa perché qui il dato è preso dall'F24, quindi non è nemmeno un problema di gestione contabile dell'ente con l'accertamento, più o meno in linea con il principio contabile, questo è il problema. Difatti il discorso di riferimento è sempre per cui, il motivo per cui ho fatto comunque un passaggio nuovamente su quello che era la composizione del modello, perché la fonte comunque ci fa capire immediatamente qual è l'origine del dato. Ma da sé che sull'F24... Non dipende da noi, questo è. Come è giusto specificare, come quando si parla di IMU, ad esempio, l'importo che si acquisisce da F24 è al netto di quelli che sono i recuperi da controlli di accertamento. Certo. Ok. Allora, vediamo se ci sono altri quesiti. Interrompi. Anche perché poi il dato sarà quello il 28 febbraio, quindi il 2019 in ogni caso non... Certo, è quello di febbraio. Di febbraio, esatto. È quello per cui si è stati in attesa di comunicazione. Quindi, esatto. Allora sì, rettifica economico-patrimoniale, il vincolato non tocca immediatamente, ma nel momento in cui vai a rimaneggiare quello che è il prospetto del risultato di amministrazione, non escludo che ci si accorga che cambi qualcosa anche sull'accantonato piuttosto che sul vincolato, e l'accantonato sappiamo che invece ha un riflesso diretto su quello che è l'economico-patrimoniale. Oriana chiede, si può utilizzare il fondo per integrare il lavoro straordinario del personale di polizia locale? Sì. Sì, in più sì, c'è... Anche perché in realtà qui c'è un ristoro specifico, è stato previsto, che è assolutamente sottostimato, parliamo veramente di briciole, ovviamente possiamo andare a... Dico, però l'esempio calzante, perché in questo caso, quando dicevamo che è importante andare a tracciare... le spese, Francesco? Sì. Proprio questo, perché tu hai già un ristoro specifico, fatto due. Se tu non metti nulla come maggiori spese, tu hai quel ristoro. E quindi quelle spese sostanzialmente, se le hai sostenute, le finanzi brutalmente con capacità di bilancio proprio. Esatto. Nel momento in cui le vai a certificare, quando io dicevo neutralizzare, tu cosa fai? Se hai ricevuto due, e beh, questo purtroppo è un esempio sfortunato perché sono sottostimate a livelli molto importanti, ma se tu hai ricevuto due e hai speso due, vuol dire che i due elementi per l'appunto si neutralizzano. Quindi non genereranno avanzo vincolato, dove invece... Effetti sul fondone, ecco. Cosa che sarebbe accaduta qualora avessimo avuto uno zero. E vi ricordate la tabella che abbiamo visto prima a scalare con tutte le applicazioni?
Se tu applichi 3, hai ricevuto 2, applichi 3, sostanzialmente 1 lo peschi dal fondone. Ok? Questo è. Poi, le colonne maggiori minori spese sono comunque da caricare a mano sul prospetto. Sì, l'alimentazione... Delle maggiori... Non sono spese, sono entrate. Le... Sì, maggiori minori entrate sono quelle da movimentare e lì c'è l'intervento razionale dell'ente. Buongiorno, dove trovo il file Excel del nuovo modello nei migliori studi di consulenza della pubblica amministrazione? Allora, Tiziana, dopo comunque lo carichiamo nel materiale scaricabile Johnny. Ma credo che per settimana prossima sarà già sì. Nell'applicativo, quindi... Sì, sì, quello sì, ma tanto quando carichiamo il video poi lo mettiamo scaricabile il file Excel. Allora, la quota fondone trasferita per Tari, la Tari te l'ho detto che Tari piace sempre, c'è un'altra domanda che è stata ricevuta che ti accennavo prima è questa. Molti comuni intorno a me applicano la totalità del fondone a ristoro della Tari, è corretto? Ma proprio per nulla, però il problema è, cioè, sulla Tari sarà riconosciuta quell'importo che è a parte nel decreto, nell'allegato sbaglio, è il 2, giusto? Sì. In cui comune per comune è indicato l'importo e finitari che sarà riconosciuto, sì. Diciamo. Traduciamola in modo trasversale per chi anche non ha ancora mai visto il modello. Quindi vuol dire sì. Che ci viene dato in un allegato, insieme anche ad alcuni altri valori, sì. O alcuni valori calcolabili, mi viene in mente le locazioni, per cui tu hai il 20% massimo, che... Okay? Certo. Tu hai una soglia massima di minori entrate. Esatto, che in questo caso non è in termini percentuali, ma in termini assoluti di comunicati dallo Stato. Il che vuol dire che se lo Stato ti dice che se tu incassavi 150.000 euro di Tari, ti dice ne incassi 140, ti segnalerà un calo di 10. Non gliene frega poi nulla se tu hai 8 o se hai 12. Io ho calcolato 10. Quindi l'andare a applicare tutto sui rifiuti, no. No. Studiare delle politiche di trasferimento agevolative per la cittadinanza, sì. È un altro, cittadinanza in senso lato per i contribuenti, sì. Contabilmente significa fare mandati reversali, in sostanza. Come non ci possono fare. Sì. Esatto. Allora. La quota del fondone trasferita per Tari e non utilizzata interamente nel 2020 può essere utilizzata per coprire nel 2021 la prima quota del conguaglio Tari derivante dalla differenza? Questo è esplicitamente stato detto, tra l'altro mi sembra anche nelle FAQ Arconet, è previsto che il delta per coloro che hanno agito in proroga, quindi riapplicando nel 2020 le tariffe del 19, cosa è successo? Che tu poi quando calcolavi il PEF del 2020 avevi sicuro un delta, che poteva essere un delta positivo o un delta negativo. Qualora il cumulo calcolato per il 2020 fosse stato superiore rispetto al 2019, tu avresti dovuto recuperare sulla cittadinanza in un numero di rate massimo pari a 3. Qualora il numero fosse stato inferiore, tu avresti dovuto ridistribuire la cittadinanza, quindi rendendo più povera quella che era l'imposizione, in un numero massimo di rate pari a 3. È stato previsto che tu potessi agire ed andare a copertura su questo delta. Esatto. Ok? Sì. L'ufficio protezione civile ha certificato alcune spese alla regione. Come le devo trattare? Bene, ma sempre trattate bene. Le devo trascurare al fine della certificazione? È il discorso che non puoi chiedere alla nonna e al nonno la paghetta. Cioè alla fine uno dei due te la dà. Qui sei la regione che ti dà i soldi. Non puoi chiedergli anche da me. Certo. È lo stesso discorso, vedi, anche se tu la pensi come similitudine, per le unioni di comuni e comuni capofila. Cioè c'è un ente che ottiene il beneficio e un ente che certifica. Mm? Ok, Francesca? Certo. Allora, qua abbiamo uno dei pochi comuni con l'imposta di soggiorno. A inizio 2020 è stata istituita l'imposta di soggiorno, che poi era anche l'anno giusto, hanno sentito l'oroscopo di Paolo Fox che
iniziò dicendo il 2020 sarà un anno fantastico e con tanti viaggi. Mannaggia lui. All'inizio del 2020 è stata istituita l'imposta di soggiorno, ma non ci sono state riscossioni nel 2020. Come fotografare questa situazione ai fini della certificazione? E qua, come il buon Francesco Cardiello insegna, anche l'imposta di soggiorno ha un riconoscimento ben identificato. Corretto? No, ma in questo caso sì, però in questo caso è diverso. Se l'hanno istituita nel 2020, va neutralizzata. Ah, sì, per... perché non c'era nel 2019, quindi la ratio di questa certificazione è quella di estrapolare gli effetti della pandemia, della crisi Covid sui bilanci. Quindi se io ho inserito qualcosa che non c'era sul 2019, io non posso andarla a considerare. Allo stesso modo, se io ho eliminato nel 2019 e nel 2020 l'imposta di soggiorno anziché inserirla, faccio un esempio al contrario, la stessa cosa va neutralizzata. Cioè la ratio è quella di diciamo rendere speculari 19 e 20. Quindi se qualcosa non c'era nel 19 non devo considerarla nel 20. Questo è il concetto. Quindi diciamo il 2020 va certificato nel modello politiche autonome e quindi come se fosse una politica autonoma che andrà a neutralizzare perfettamente quell'importo, diciamo, del gettito 2020. E ai fini della certificazione la variazione sarà zero, perché se nel 2019 quella imposta, quella entrata non era diciamo ottenibile da parte dell'ente, viene considerata zero, in questo modo viene sterilizzata e neutralizzata anche sul 2020. Poi abbiamo Francesca. Ho applicato al bilancio 21 le somme relative ai contratti continuativi, che c'è un rigo specifico nella certificazione, sì. Contratti continuativi, i contratti ricordiamo che devono essere collegati al discorso Covid, ovviamente, che sono ripresi su più anni. La differenza che esce alla fine la considera già? In che senso? Sì, diciamo in assoluto il contratto continuativo è l'elemento che viene riportato in progressione nella certificazione e viene preso in considerazione dal calcolo automatico di comparazione delle celle. Questo sì. È il massimo che mi sento di rispondere a fronte della domanda così, se poi c'è una specifica ulteriore. Ivana, quindi in caso di accertamento secondo il principio di competenza nell'anno 2020 devo vincolare in avanzo la quota di presunte minori entrate di addizionale IRPEF? L'addizionale piace. Allora, l'addizionale, la certificazione dell'addizionale prescinde dalle movimentazioni contabili che noi facciamo in termini di accertamento. L'addizionale viene certificata autonomamente dal sistema in quanto prenderà i dati F24 2019 al 28 febbraio 2019 e i dati 2020 e i dati F24 relativi al 2020 al 28 febbraio 2021. Quindi la data di comparazione è il 28 febbraio. Il dato di alimentazione è l'F24, quindi quello che noi abbiamo fatto in contabilità non inciderà sulla certificazione. Certo. Allora, lo stesso discorso vale per mancata emissione avvisi di accertamento per evasione mutuale. Sì, beh, questo qua è un discorso che... Questo è estraneo alla certificazione. Che impatta sui bilanci, ma il discorso degli accertamenti e recuperi non c'entra nulla con la certificazione. Allora, buongiorno, l'avanzo vincolato derivante da 106 e 112 e da fondi specifici da vincolare per legge o per trasferimenti? Si leggono pareri contrastanti in merito con entrambe le indicazioni. Vincolo da trasferimento, visto che il trasferimento ha una destinazione vincolata, quindi non è un vincolo per legge. È un vincolo da trasferimento. Fermo restando che, voglio dire, la questione incide poco, è avanzo vincolato. Sì, diciamo che è contrastato perché non viene definito specificatamente. Trasferimento perché in effetti c'è un collegamento del trasferimento vincolato per legge, cioè cambia poco sostanzialmente. Sì. Poi per purezza secondo me comunque sono difendibili tutte e due le posizioni. Ah, sicuramente. Prospetto spese, sì Giustina, anche le spese le deve alimentare il comune perché è solo il comune che sa quali spese sono diminuite. Ovviamente. Esatto, quindi infatti il lavoro è più sulle spese perché l'entrata viene abbastanza
se uno non ha fatto modifiche di aliquote da un anno all'altro, il dato dovrebbe essere quasi automatico, quindi sull'entrata, sulla spesa decidiamo noi cosa andare a certificare. Sì. Allora, buongiorno, se abbiamo incassato un importo per violazioni IMU molto alto, lo indichiamo nella nuova colonna per entrate straordinarie? No. No. No, perché gli accertamenti non hanno peso. Non rilevano sulla certificazione, esatto. Ok. Allora, il mio ente ha applicato avanzo vincolato 19 da entrate da accertamenti tributari per coprire parte dei costi PEF rifiuti e abbattere le tariffe TARIF per 395.000. Il Ministero ha riconosciuto un importo di 371.000 come perdita massima riconosciuta. Quella viene riconosciuta, a prescindere da quello che abbiamo fatto. Sì, quello è l'importo. Cioè, chiariamo bene questa cosa, gli importi che vengono caricati, quelli sono, punto. Il resto lo recuperi se vuoi o con le risorse proprie o dagli spazi dove è previsto con determinate manovre sociali. Avvisi di accertamento l'abbiamo già visto, Maria. Valentina, buongiorno. Il mio ente ha utilizzato la parte del fondone destinata a agevolazione TARI 2020, le abbiamo finanziate con avanzo. Può utilizzare questa quota per contributi generici nell'anno 2021 a favore della cittadinanza? Noi abbiamo già approvato il PEF 21 e non abbiamo messo agevolazioni TARI. Sempre lo stesso discorso. Cioè c'è sempre il riconoscimento, quindi la copertura è quello che è stato applicato con avanzo, in realtà resta come avanzo. Cioè l'avanzo applicato torna a essere nelle disponibilità dell'ente. Corretto? Sì. Allora, al fondo sostegno attività economiche, questo qua è carino. Fondo sostegno attività economiche artigianali e commerciali. Sono stati inseriti i 2/3 di quanto ci avevano comunicato, come indicato dalla ragioneria con il prospetto. Se sono stati impegnati tutti i 3/3 sul prospetto, bisogna comunque indicare unicamente i 2/3? Allora, qua siamo nell'ipotesi di ristoro specifico. Sì. In che senso sono stati, cioè sono stati impegnati i 3/3 ma sono stati accertati i 2/3? Cioè non capisco. Sostanzialmente comunque hai una quota di ristoro specifico pari a 2/3, il terzo che non era lo vai a finanziare con fondone per ristoro. Sì. In Sicilia. Tiziana, in Sicilia, sulla base di una legge regionale del 2020 che ha operato dei trasferimenti specifici, è stato possibile disporre agevolazioni IMU e TARI. Cosa riportare nella certificazione? Io direi nulla, perché è un trasferimento regionale. Esatto. Corretto? Sì. Allora, aspetta che vado a riprenderli un po'. Allora, Tiziana, no, Carme, se approvo il rendiconto e vincolo più avanzo per fondone rispetto a quanto poi viene certificato, è un problema? No, perché poi devi rifarlo. Devi rifare il modello di certificazione, che è quello che ha detto, cioè non di certificazione, il modello collegato. Devi rifare il rendiconto. Diventa un problema se tu hai applicato tutto l'avanzo, esatto, vincolato. Perché a quel punto hai operato devi in applicazione. Devi ridurre le spese. A quel punto può diventare un problema. Vabbè, però questo di andare ad applicare già l'avanzo vincolato al bilancio 21 mi sembra veramente un qualcosa di correre troppo poi. Almeno questo aspettiamo il dato che viene fuori dalla certificazione, anche se facciamo il rendiconto, perché altrimenti veramente diventa poi un macello, perché va fatto il rendiconto e va risistemato il bilancio. Sì, purtroppo ho avuto un paio di enti che hanno applicato. È un'altra delle cose che si sconsiglia, però. Prego Antonino, non so se riesci ad attivare tu l'audio, se no Sara attiva Alesi. Ok. Sì, buongiorno. Un'informazione, riferendomi al quesito che aveva posto Tiziana,
Non abbiamo detto che non si può chiedere la stessa cosa al nonno e alla nonna, cioè se la regione siciliana ha fatto una legge con cui ci permette, diciamo, ci copre le minori entrate Tari e IMU, dico le stesse cose le possiamo, diciamo, scontare pure sul fondone. No, no, è quello che ho detto, che essendo un trasferimento proveniente già da un altro ente, non è oggetto di inserimento. Allora, no, in realtà sì, questa qua sarebbe una politica autonoma che va inserita, che ha trovato una sua quota di finanziamento da un'altra parte, in questo modo si sterilizza l'operazione. Però viene neutralizzata comunque. Esatto, esatto, cioè la regione mi ha dato 100, io faccio una mia politica autonoma di 100 per l'IMU, ok? Questa politica autonoma di 100 io non la posso prendere sul fondone e quindi il minor gettito IMU che è derivato da questa agevolazione viene neutralizzata perché viene indicata come politica autonoma nella colonna specifica. Quindi in questo modo che viene neutralizzata, non va trattata, altrimenti si certifica il falso, cioè non si certifica la politica autonoma. La politica autonoma ci ha dati la regione, ma ci poteva dare chiunque, potevano essere anche risorse proprie. Se io faccio un'agevolazione autonoma, devo indicare nella colonna F la politica autonoma di agevolazione e in questo modo la neutralizzo e non la vado a certificare sul fondone. Questo è il concetto. Non so se sono stato felice nell'esposizione. C'è questa politica autonoma di agevolazione, eccola qui, la colonna F. Se la regione mi ha dato 100, che mi ha consentito di fare una politica autonoma di 100, io inserirò 100 qui, che ovviamente mi inciderà negativamente sulla variazione finale di entrata. Quindi questo mi consente di non prendere da nonno e nonna, sostanzialmente. Esattamente, esattamente. Ma lo devo dire perché altrimenti prendo da nonno e nonna poi, se non lo dico. Questo è il punto. Grazie. Prego. Allora. Grazie. Trasferimenti, Cristina, trasferimenti a istituzioni scolastiche, spese per attivazione e servizio aggiuntivo di assistenza degli alunni. Rientra nella sezione 2 del modello? Sì, spese. Spese, maggiori spese, sì. Maggiori spese da conto. Dovrebbe. Sì. Allora. Grazie, ognuno ha i propri problemi, dice, buongiorno, sono un revisore. Buongiorno, sono un revisore nominato a gennaio 21. Nel rendiconto 19 ho riscontrato un equilibrio complessivo pari a meno, immagino che sia un meno 225 rotti. L'ente ha accantonato molto sul fondo accantonamento per rischio contenzioso e non mi ha dato elementi utili per la formazione. Cosa dovrò chiedere al responsabile dell'ufficio amministrativo? Dovrà chiederlo in un altro corso in cui si parla di rendiconto, perché qua è fondo funzioni fondamentali. In realtà, vabbè, diamola la risposta. Wow. In ogni caso, voglio dire, l'accantonamento... Le pronunce della Corte dei Conti. Sì, però dico, l'accantonamento a fondo contenzioso va, diciamo, giustificato, tra virgolette, da quello che il principio... C'è un nuovo modello di certificazione per la Corte dei Conti da quest'anno sul fondo contenzioso. Quindi voglio dire, l'accantonamento deve venire fuori da una verifica di quella che è la potenziale soccombenza dell'ente. Non è che si mette a caso e si genera un disavanzo, voglio dire. Sì, si sono un po' lanciati, nel senso che bisognerebbe capire, grazie, se il disavanzo di 225.000 euro deriva dall'accantonamento. Perché se deriva dall'accantonamento è anche rischioso portare gente in disavanzo su un accantonamento prudenziale non meglio definito. Poi la procedura di solito non è libera, nel senso che è vero che la normativa non la va a tracciare definitivamente, ma anche Corte dei Conti, le prassi ARCO. Una logica ci vuole. Anche, eccetera, cosa ti dicono? Ti dicono, tu nella vita fai il ragioniere. Benissimo, quindi noi diamo i numeri tendenzialmente. C'è qualcuno invece che segue l'aspetto giuridico. Quindi chi segue l'aspetto giuridico ti deve dire la percentuale di rischio di soccombenza e la percentuale di danno di soccombenza. In funzione di quello che è rischio di soccombenza e il potenziale danno, tu vai a definire quanto è l'importo che dovresti accantonare. Il dovresti accantonare è funzionale rispetto a quello che è il risultato di amministrazione definitivo. Per cui si deve tentare di
escludere la possibilità di andare in disavanzo conclusivo per l'accantonamento. Al contempo, qualora vi sia un rischio, bisogna cercare di evitare di chiudere con un avanzo libero a fronte del rischio, tanto per capirci. Grazie, se serve altro, chiedi. No. Francesco ci ha lasciato. Allora. Buongiorno, il mio comune ho registrato minori incassi da bollette del servizio idrico. Queste somme sono riconoscibili in toto? Qui si va nella sezione minori entrate e si fa il tracciamento del tutto. Tariffa, anche se la riduzione tariffa è tale, provato a rendiconto e ritardo, però. Allora. Approvare il rendiconto in ritardo però comporta la mancata erogazione degli incentivi IMU. Sì, qui non si sta facendo la campagna per approvarlo in ritardo. Prendere qualche giorno, nel senso che probabilmente la prossima settimana, come si diceva, il modello di certificazione verrà reso disponibile e utilizzabile già su quello che è il portale del pareggio di bilancio. Quindi da questo punto di vista direi che... si dovrebbe riuscire a procedere abbastanza tranquillamente, tenendo conto anche che le differenze tra gli enti sono abbastanza rilevanti, proprio perché ci sono comuni che hanno ottenuto dei trasferimenti, a parte in termini di importi, molto alti, e poi ci sono comuni che, a fronte delle disponibilità ottenute, hanno messo in campo delle politiche di distribuzione, di utilizzo delle risorse molto diverse, quindi bisogna anche andare a verificare quali sono le movimentazioni che hanno interessato questa voce. Le quote capitale mutui MEF vanno inserite nella certificazione neutralizzandole, e le quote capitali mutui MEF sono oggetto di una FAC della Ragioneria Generale, vediamo se riesco a trovarvela. Ok, che è la 17, e qua c'era domanda alla ragioneria: perché non è possibile certificare le spese Covid finanziate dall'ente con il risparmio di spesa derivante dalla sospensione dei mutui MEF? Risposta fornita direttamente all'interno di questi riscontri, di queste FAC elaborate dalla ragioneria. Si conferma che le spese sostenute dall'ente con il risparmio derivante dal differimento del pagamento delle quote capitali in scadenza anno 2020, cosiddetti MEF, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano previsto, non sono oggetto di certificazione, anche se sostenute per fronteggiare l'emergenza Covid. L'impossibilità di rendicontare tali spese a valere sul fondo deriva dal fatto che lo Stato ha sostenuto un onere nel 2020 per permettere lo spostamento in avanti di un anno del piano di ammortamento mutui MEF e liberare così margini di spesa. Quindi c'è la FAC 17 che risponde ad hoc. Allora, bentornato Francesco. Allora, Francesco, hai parola? No? Allora, se nel rendiconto definisco un avanzo vincolato da fondone 100, superiore alla certificazione, non applico l'avanzo vincolato per 10, non devo rifare il rendiconto, corretto? L'unico svantaggio è che non posso avere a disposizione 10 di avanzo libero. Secondo me no. Secondo me il valore che esce in definizione da avanzo vincolato è quello per cui, cioè avanzo accantonato, è quello per cui tu comunque devi trovare poi corrispondenza all'interno del rendiconto del prospetto del risultato di amministrazione. Quindi che sia più alto o che sia più basso, tu devi andare ad allineare quella che è la documentazione definitiva. Francesco, senti? Sì, adesso sì, non sono riuscito all'ultimo pezzo, vabbè. Tanto ho risposto sì. A qualcosa. Allora, Oriana, anche quest'anno lo Stato eroga trasferimenti ai comuni per emergenza sanitaria.
In termini di utilizzo, ok, useremo prima i fondi del 2021 o quelli derivanti dal 2020 con applicazione avanzo? Francesco, vuoi riprendere tu, se hai parola, questo passaggio sul... Hai il microfono chiuso. No, non sono riuscito a sentire perché ho problemi di connessione. Se mi rifai la domanda posso... Domanda di Oriana. Anche quest'anno lo Stato eroga trasferimenti ai comuni per emergenza sanitaria. In termini di utilizzo, useremo prima i fondi del 21 o quelli derivanti dal 20 con applicazione avanzo? Si utilizzeranno i fondi, quelli diciamo relativi al 2021, saranno fondi del 2021 da utilizzare. È chiaro che poi dopo, quando si andrà a certificare, il concetto diventerà relativo, perché se ci sono risorse che sono state attribuite in più si dovranno restituire allo Stato, quindi il problema è abbastanza irrilevante in questa fase. Allora, poi c'è Bruna, ed è l'ultima domanda che abbiamo qua. La colonna H può essere quindi valorizzata solo per entrate previste unicamente nel 2020 e non nel 2019? Colonna H delle entrate. La colonna H delle entrate. La colonna H delle entrate è quella delle... Non la valorizziamo noi, quella è il risultato finale di tutta l'operazione. Infatti la colonna H, se noi clicchiamo e guardate qua nella riga, è quella che riporta la formuletta, quindi è quella del conteggio automatico. Esatto. Ok. Non ci crederà. Addizionale. Tornando al caso dell'addizionale comunale IRPEF, istituita o aumentata nel corso del 2019, e non potendo andare ad incidere sui valori inseriti nella certificazione, mi trovo con maggiori entrate. È corretto? Sì, sarà così. Sì, però entrate in assoluto. C'è sempre lì. Ok. Nel 2021 avanzo vincolato derivante dal fondone. Quali spese potrò finanziare? Quelle previste dall'utilizzo del fondone. Quindi collegate tendenzialmente all'emergenza sanitaria. Cioè, sarà nel 2021, anziché avere il trasferimento, che anche ci sono delle quote di trasferimento, sono già state previste, avremo, diciamo, come, tra virgolette, entrata l'avanzo, la quota di avanzo vincolato, che è l'economia di fatto rispetto alle risorse utilizzate nel 2020. Sì. Allora, qua non ne ho altre. Allora, se le agevolazioni Tari 2020 le ha finanziate il comune, si sostituisce il finanziamento con il fondone e il mio avanzo torna all'ente? Nella quota prevista direttamente dal decreto, cioè... Nella massima copertura. Ipotesi, tu avevi 10 di copertura come riduzione di introito e hai avuto 6 di effettiva riduzione, quindi hai un 4 spendibile. Quel 4 ti torna potenzialmente a copertura per quelle che sono state le agevolazioni che tu hai riconosciuto. Le eventuali agevolazioni eccedenti le vai a coprire con le tue risorse. Non vedo se ho lasciato qualcosa indietro, ma direi che le abbiamo passate più o meno tutte. Ok, c'è quello, posso agire, questa qui è un'altra che mi è arrivata adesso sul messaggio, se posso utilizzare liberamente le risorse del fondone, le maggiori risorse del fondone per politiche sociali quando trasferimenti alle famiglie. Se sono connesse all'emergenza Covid, sì. Il discorso è sempre la connessione e il collegamento con quello che è l'emergenza sanitaria. Quindi c'è sempre una procedura, quindi non distribuita a pioggia, deve essere identificata una procedura che permetta di identificare i beneficiari che rientrino all'interno di determinate categorie. Allora, Johnny, le spese sostenute derivanti dai ristori, esempio sanificazione, vanno quindi messe nelle colonne E della spesa per garantire la sterilizzazione? Colonna sì. E della spesa. Sì. Andiamo a far vedere la colonna E della spesa. Maggiori spese. Sì. Proprio perché così fai vedere
rispetto a quello che è stato il trasferimento specifico, il ristoro specifico, come è stata destinata la quota. E come abbiamo detto prima, qualora la quota sia eccedente, tu vai a coprirla poi con quello che è l'eventuale avanzo del fondone. Sabrina, l'avanzo vincolato deriva quindi dalla differenza tra quanto assegnato e quanto certificato, che potrebbe evidentemente non coincidere con quanto utilizzato. Cioè, perché no? Il conteggio è quello, cioè l'avanzo vincolato è il... L'avanzo vincolato è quello che residua dalla certificazione, quindi da quello che abbiamo certificato e quindi utilizzato. Teniamo presente che con i contratti, quelli pluriennali, e con l'inserimento dei fondi pluriennali vincolati, le discrepanze sono state pressoché eliminate. Ok. C'è un passaggio ancora che volevi fare su qualcosa che ritieni trasversalmente utile? Ok. Agevolazioni TARIP 2020, 395.000 euro le ha finanziate il Comune. Il finanziamento con il fondone può coprire quindi queste agevolazioni nella misura massima del ristoro? Sì. Sì. Ok. Direi che se non ci sono altre domande. L'importo da accantonare è dato dalla differenza fra quanto ricevuto e quello che risulta nel modello Certific COVID-19. Sì? Che è il modello che abbiamo visto analitico. Esatto, che diciamo col nuovo decreto è stato modificato e sono state mantenute separate gli effetti derivanti dal fondone, quindi la parte alta, e gli effetti connessi ai ristori specifici. Che è questa parte qua. Esatto. Ricordiamoci sempre, occhio, questo è importante perché ci sta già succedendo, verificate di avere le firme attive e le credenziali per il portale. Che diversamente, senza accesso al portale... Prima della notte del 30 maggio. No, assolutamente, anche perché poi se no è la caccia alle streghe, le sanzioni sono importanti, quindi evitiamo di smazzarci il lavorone e poi cadere proprio sul photo finish. Imposta di soggiorno. Allora, aspetta che però... c'era qualcosa dell'imposta di soggiorno prima? Sì, l'ho vista appena che sei illuminata giù. Sì. Ah, però per l'imposta di soggiorno mi riferisco al quesito precedente in cui si suggerisce la neutralizzazione. L'ente ha ricevuto fondi a ristoro. Come li giustifico? Però mi sono perso la risposta precedente. No, allora, non è che si suggerisce la neutralizzazione, va certificata perché è una politica autonoma dell'ente del 2020 che modifica la situazione rispetto al 2019. Quindi va certificata come gettito. Adesso non mi ricordo quale fosse il quesito precedente a cui fa riferimento Paola. Ok. Quote mutui MEF, anche questo non è che agevolato molto sulla semplicità della certificazione. Quote mutui MEF non utilizzate, vanno in avanzo vincolato? Come si rappresentano nell'allegato A2, non trattandosi di entrata vincolata, ma di... No, allora, queste qui si gestiscono come le risorse da rinegoziazione. Noi sappiamo che la questione delle rinegoziazioni, soprattutto in passato, imponeva l'accantonamento nella quota vincolata. Adesso c'è la possibilità di utilizzarle per spese correnti, quindi voglio dire, questi risparmi di spesa dei mutui MEF automaticamente vanno nel risultato di amministrazione libero e quindi possono concorrono al risultato senza obbligo di vincolo. Ok. Bene.
Francesco, diciamo che abbiamo battezzato anche il nuovo modello. E allora la registrazione sarà resa disponibile nei prossimi giorni sul canale YouTube, la certificazione nel formato Excel, così come visto, magari senza troppi paciocchi miei, sarà resa disponibile per i download insieme alla delibera passata nella conferenza Stato Città. Questo è quanto. E, ci vediamo alla prossima. Allora. Va bene. Ok. Tutti a tutti. Ciao Francesco. Ciao.